Caro regista Agostino, purtroppo è giunto il momento fatidico. Luna Rossa è un ristorante, mi hanno detto che devo comunque per forza, ma veramente per forza, assaggiare tutte le loro pietanze. Mi devo sacrificare. Andiamo. Gabriella, mi trovo nel ristorante Luna Rossa, una grande mangiata, devo dire un ristorante di classe che soltanto la preparazione illumina l'anima e gli occhi. Gianfranco, il proprietario, io ho bevuto vino, ho mangiato, infatti mi sono dovuta anche sbottonare la giacca. Complimenti, da quanto tempo sei presente con questo ristorante? 10 anni, no, 2001. 2001, insomma, tanti clienti, perché veramente la roba è buonissima, freschissima. Si può anche sulla qualità, sul pesce non di allevamento, altre cose, quindi solo pesce pescato, per cui una cucina un po' creativa. E è molto creativa, anche la presentazione è bellissima. Chi ce l'ha detta ai dolci, l'ha detto ai primi, quindi antipasti, per cui insieme facciamo, creiamo questa cosa. Sentiamo Laura, che è una fedelissima cliente. Laura, che cos'è? Qual è il tuo piatto preferito qui da Gianfranco? Tutto, tutti i primi, tutti i secondi. Mi piace come li preparano, la semplicità con cui prepara, perché gli elementi sono ottimi. Luca, il vino com'è qua? Vino buono, c'è una cantina abbastanza fornita per tutti i gusti e per tutte le tasche. Gianfranco, qual è la tua specialità? Qual è il piatto che ti piace preparare più di tutti? Ma le telline. Le telline, quelle che abbiamo mangiato noi. Allora io direi, dopo questa grande mangiata, facciamo un brindisi. Laura, Luca, Gianfranco, e poi andiamo a conoscere la signora dei dolci. Andiamo. Ed eccoci qui nella cucina di Luna Rossa insieme a Marika, che è, diciamo, la preparatrice di questi ottimi dolci e non solo. Marika, complimenti, grazie, sei bravissima. Grazie davvero a tutti, è stato un piacere anche far conoscere, insomma, la nostra cucina. No, devo dire veramente ottima, ottima, ottima. Guarda, devo dire che sembrano dei quadri i tuoi antipasti, veramente brava. E poi devo dire, prepari, ma è una linea fantastica, ma come fai? Mangio poco. Cucini tanto e mangia poco. Allora, buon lavoro ragazzi, grazie, era veramente ottimo tutto e buon lavoro a tutti, grazie. Bene. Massimiliano, il cameriere numero uno della Luna Rossa, ma c'è solo lui, quindi è il più bello della Luna Rossa. Grazie di tutto Massimiliano, è stato veramente un piacere stare qui in vostra compagnia oggi. E ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Ok, ciao, grazie.